Fondazione FS è nata ufficialmente il 6 marzo 2013, operativa poi già dal mese di luglio. Vado in stazione di Palazzolo sull'Oglio, dove oggi è previsto un treno storico. Ecco il bollettino dello speciale. Con cineoperatori a bordo che effettueranno riprese per un prossimo video spot istituzionale di fondazione. E dai, per oggi i rotabili storici ci sono ancora. Nulla potranno però contro i lavori in corso, lo sfratto è già ratificato. AL582 per il regionale 4913 per Brescia. Treno storico 96727 di Trenitalia delle ore 12:46, proveniente da Milano Centrale e diretto a Paratico Sarnico, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Anche per le care vecchie Leopolder siamo alla fine. Col nuovo ACCM solo freddi suoni digitali. Un'occhiata allo stato dei lavori. Terzo binario tagliato e tolto davanti alla stazione. Materiali di scavo degli ascensori. Officine meccaniche Reggio Emilia 1922, la 740. Il tele è impietoso con le rotaie. Il secondo binario completamente rifatto. La vaporiera sta manovrando per il salto delle carrozze. I ritmi lenti di una loco a vapore mi sanno riportare indietro nel tempo, tanto piacevolmente lontano da una vita di freccia rossa, ritardi, cancellazioni, minuti contati.
Francesco, macchinista e gran muso nero del vapore, sempre in prima linea. Ora la manovra per portarsi sul quarto binario per Paratico. Lavori in corso, questo quarto binario diventerà il terzo. Camera! 10 minuti si va! Al ritorno a prendersi. Buongiorno Luigi, complimenti. Macchinista sulla 740. Muso nero d'ordinanza e soprattutto regista delle riprese della troupe, sovrintendente all'operazione, il carissimo e sempre vulcanico ingegner Cantamessa, direttore generale di Fondazione FS Italiani, fresco di nomina l'anno scorso a 40 anni a Cavaliere a Merito della Repubblica Italiana. Federico Cremonesi, il capotreno degli storici. Le ultime direttive. Il treno andrà direttamente a Paratico. Lo precedo. Palazzolo Paratico, 10 km lungo la riva sinistra del fiume Oglio per il treno. Nel traffico in auto. Qui si attestano i treni turistici e storici. La stazione laggiù, oggi tutt'altra cosa di come invece la conobbi quando avevo meno della metà degli anni di adesso.
Si crea l'ambientazione d'epoca da set cinematografico. Compongono il treno storico 200 porte, una Corbellini, una AZ di prima classe di fine anni 20 tipo 1921 e il bagagliaio a due assi tipo 1931R. E se tanto materiale storico sta ancora circolando in Italia, ecco il commento di Luigi. Se non c'era quella direttore della fondazione, c'era più neanche quella roba. No, ecco. Classe e eleganza di una carrozza di 90 anni fa. Il coetaneo bagagliaio. Viene il momento di un ricco l'autobanchetto, un luogo unico, esclusivo, sala feste, alto privilegio per l'ingegnere. Genuino mondo dei treni a vapore, pochi schietti veri amici e collaboratori. Ho chiesto di poter effettuare con riguardo proprio queste riprese di un momento privato per rendere la grande e semplice bellezza di questo mondo d'altri tempi. E beh, lo so, ci compraio anch'io, ma da abusivo entusiasta e chiedo venia. Una tantum, mi lancio in un, tutto e solo personale si intende, elogio della lentezza del treno a vapore, del viaggiare osservando dal finestrino, non su quei proiettili alta velocità dai vetri sporchi dove tutti hanno gli occhi solo su PC o smartphone, al limite telefonano e non vedo nemmeno nessuno su quelle poltrone ferocemente scomode leggere. Si aspetta solo di arrivare con l'alta velocità. Ok, chiedo di nuovo venia per l'esternazione da vetero ferrovipatico.
oltre il respingente, l'irraggiungibile dall'agosto 2010 ex fabbricato viaggiatori anno 1876, diventato bar, bistrò, confetteria e grande bottega di fiori e piante. Accanto alla loco, l'ex rimessa locomotive in ristrutturazione. Tre piani, 400 metri quadrati di pavimento che si convertiranno al turismo, info point, enogastronomia e un bed and breakfast. Controlli prima di partire. Allora, vediamo che esca acqua. Perfetto. C'è ancora il tempo per un caffè? A Paratico il lago d'Iseo termina. Da questo ponte ritorna a essere Fiume Oglio, Sarnico sulla sponda bergamasca. Ma ci state almeno? Ha proprio così una cosa alla buona? Mi avvalgo di questa pausa per riportare in sintesi il programma delle soste per riprese che l'ingegnere pensa di effettuare nel ritorno. Allora, no, alla diga. Ovvio, per forza. Poi ai vigneti, quello lì sulla sinistra, al matto sicuro. Ecco. Sai che c'è lì il matto diga e quei vigneti lì. Nave fusia lì. Dove sai che c'è il canale, scemo piano, perciò secondo me fai delle belle. Buono, perfetto. Ci fermiamo, ripartiamo. La loco è pronta, Francesco si porta avanti con la manovra.
Zii. Mi vedo distratti. Quanti pali hai preso con quella pala? Anzi, sai che? Questo è un po' quello che c'è dietro il far marciare un loco a vapore. Era ben duro il lavoro dei musineri, sempre in piedi nelle piccole cabine, aperte ad ogni clima, esposti alle intemperie, col calore intenso del forno e il vento della corsa, senza nessuna protezione. Quel mondo coi suoi ritmi, i suoi usi, le sue persone che oggi rivive con questi cari gran signori del vapore. Modulo A ce l'ho, quindi. Thank you.
prima del 3. Accanto alla Loco, il bosco dei Tassodi, che s'affaccia sul lago d'Iseo appena diventato fiume Oglio. Un'oasi naturale il bosco dei Tassodi, ma anche un'area abbandonata che stanno recuperando. Passerelle in legno ne permetteranno la visita, rispettando il contesto naturalistico. I Tassodi, conifere d'acqua, d'alto fusto, massiccio, di provenienza americana, importati qui sul finire del 1800. I rami offrono riparo sicuro alla nidificazione di diverse specie di uccelli, tra cui gli aironi. Ultimi consigli nelle prove sceniche. Bravo, hai già capito. Come se ci fosse scarsa visibilità, no? Per cui devi mostrare al macchinista che non la vede, non lo so. La mano, vede, è grande. Azione! Più signorile questo. E da regista a macchinista, solo i 3 gradini per salire in cabina. Subito la fida purpurea carriola metano. Raggiungo la Loco alla diga di Fosio.
sempre è buona la prima. Fosio, quattro case, una chiesetta, un mulino, amena contrada. E la diga, anno 1933, regola il livello e il deflusso delle acque del lago. Lodate siano le deserte straduzze di campagna. Ok, le sono davanti. Qui sorgeva la stazioncina di Capriolo. Ora i treni storico-turistici fermano, sì, ma nel nulla. Mi apposto tra il PL della Nigler e Küffer e la trincea verso Palazzolo. Prendono posizione anche i video operatori. E qui di drone mi sa che non c'è moltissimo, più bello la terra. No, niente, voglio... Scusa. Max, ci sei? Sì. Sì? Francesco tiene i collegamenti con la locomotiva. Okay. Venite, venite pure. Un secondo passaggio per sicurezza. Rimarrei ad eternum a seguire i treni a vapore, ma debbo rientrare a Baita senza indugi.
seconda, giusto il tempo per una sosta in un'azienda agricola a conduzione familiare a Farincetta, nello spaccio di formaggi e salumi, come si deve.